Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati per questa nuova puntata di Binario 1 qui su Radio Speranza in Blu. Una nuova puntata dal titolo Nuovi Inizi. Un cambio di prospettiva e di linguaggio da immigranti a persone in cerca di futuro. È quanto mai fondamentale per non scordarsi che stiamo parlando della vita di persone. Al di là di una narrazione quasi sempre capziosa, esistono e prendono vita le storie di tante persone. Storie fatte di riscatto che si aggrappano ad un presente ed un futuro, per sconfiggere i drammi, le sofferenze e le paure di un passato recente o remoto che sia. Questo è l'argomento che tratteremo oggi, un argomento di assoluta importanza. Lo faremo con, come sempre, con un ospite importante ed autorevole che ci aiuterà a sviluppare questo tema e ce lo presenta come al solito Corrado De Dominicis, qui in studio con me. Ciao Corrado, ben ritrovato. Ciao Gian Nicola e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, e diamo subito il benvenuto a Simone Cerio, che è un fotografo documentarista italiano specializzato in visual journalism, da sempre interessato a linguaggi ibridi. Le sue immagini evidenziano l'importanza della relazione profonda con l'altro. Il filo che lega i suoi lavori è il tema dell'identità e dei cambiamenti sociali e l'uso di uno storytelling estremamente intimo. Vincitore di numerosi premi, ma soprattutto un amico della Caritas diocesana. Ben trovato Simone. Ciao, ciao Simone, benvenuto. Ciao a tutti. E lo abbiamo in studio oggi, quindi dopo un po' di tempo una presenza non solo telefonica ma anche fisica. Quindi... Ed è un piacere. Piacere mio. Allora, non potevamo esimerci in questi giorni, viste le notizie che si rincorrono anche sui giornali, sui telegiornali, anche se mi permetto di dire forse un po' poco, ci sarebbe bisogno di un'informazione un po' più puntuale da questo punto di vista. E sono tanti gli sbarchi che con l'allentamento delle misure previste per contenere diciamo la pandemia e il diffondersi del Covid-19, ma anche con il ritorno della bella stagione, sono tanti gli sbarchi sulle nostre coste e quindi le necessità di riorganizzarsi. Allora abbiamo pensato di raccontare questo fenomeno non con lo storytelling che normalmente viene utilizzato, ma da un altro punto di vista. E ne parliamo con Simone, che ha realizzato per Emergency con Emergency un lavoro insieme anche a un collettivo dal titolo Un giorno qualunque, che ci restituisce una visione positiva e diremmo finalmente delle migrazioni e dell'accoglienza, e con storie, volti, persone, incontri che avete avuto di storie appunto che ricominciano dall'Italia. E allora Simone, raccontaci un po' questo progetto, come nasce e quali sono state anche alcune delle storie che avete incrociato. Sì, allora è una campagna fotografica realizzata per Emergency, è durata un anno di produzione con ovviamente tutte le vicissitudini sotto pandemia, e abbiamo deciso di raccontare 8 storie italiane, e il punto di vista che abbiamo scelto è quello di invertire un po' ecco, la visione della migrazione. Quindi abbiamo trovato queste persone che sono arrivate da noi con estrema difficoltà negli anni passati, e grazie a degli incontri, quindi la relazione con l'altro fondamentalmente, sono riusciti non solo a integrarsi ma adesso a condurre una vita piena nel nostro paese. E il tema, il titolo è Un giorno qualunque perché abbiamo voluto dare una sottolineatura a il punto di svolta che capita nella vita di tutti noi, perché tutti noi abbiamo questo momento, questo giro di boa, e nel caso di queste 8 storie sono stati degli incontri con delle persone fortuite, casuali, che in un modo o nell'altro hanno provocato praticamente appunto una svolta nel percorso di integrazione. Sono stati delle persone che poi sono diventate amici, oppure persone incontrate per pochissimo tempo.
o altri addirittura trasformati in familiari in qualche modo. Quindi questo è un po' il messaggio della campagna e io sono stato molto contento nel svilupparla perché finalmente abbiamo dato, diciamo, un peso al tema dell'altro, del diverso da noi, che in realtà poi diventa identico a noi, cioè non c'è differenza su questa linea, proprio perché l'esperienza di vita è identica a tutte quelle che abbiamo vissuto noi. Persone che scappano, persone che hanno fatto delle traversate difficilissime e che appunto, come possiamo leggere anche sia sul sito di Emergency che vi invitiamo ad andare a visionare e soprattutto sull'indirizzo ungiornoqualunque.emergency.it dove c'è la campagna, vengono raccontate proprio come storie interrotte. Che in un giorno qualunque ricominciano in Italia, che è un po' quello che succede quando si scappa, la propria vita viene strappata in un certo senso e poi c'è bisogno di un punto di svolta per ricominciare. Simone, questo tipo di lavoro che ha previsto quindi un cambio di chiave di lettura nella vita di chi arriva nel nostro paese, è immagino sia un lavoro di squadra. Ecco, quali sono stati gli attori in campo in questo processo che avete avuto modo di compiere? Sì, è stato un vero lavoro in team perché abbiamo strutturato il tutto con intanto un graphic designer con cui lavoro da diversi anni, Isacco Chiaf, bravissimo, che ha strutturato tutto l'impianto visuale, grafico e ha messo online praticamente il sito perché tutto è stato strutturato per andare online. E le fotografie anche sono state scattate quasi tutte con il taglio verticale e con poi un formato Instagram perché lo scopo era poter rimbalzare tutte le storie sui social, ma soprattutto sottolineare proprio l'importanza della storia attorno al personaggio ritratto. Poi c'è stata Caterina Levagnini, che del team di Emergency, che mi ha accompagnato nella scrittura di testi, e io ho registrato anche degli audio. Infatti, ogni storia è una triade tra audio, foto e testo. E un team di un collettivo di videomaker di Roma, gli Wow Tapes, che hanno preso tre di queste 8 storie e le hanno trasformate in dei video un po' più emozionali. E per ultimo c'è Daria Birang, che è un'artista molto nota a livello europeo, che ha sviluppato 8 collage, perché ogni storia inizia con un collage frammentato. L'idea era di dare un impatto visivo di frammentazione che ricordasse un po' il percorso, appunto, La circolarità. esatto, frastagliato dei protagonisti, per poi avere una storia circolare che ha una chiusa. Bene. E c'è una storia che particolarmente magari ti ha colpito, o comunque è emblematica rispetto a questo percorso che fanno le persone nel voler costruire qualcosa di più per la loro vita? Sì, sicuramente sì, ci sono 2 storie che mi hanno particolarmente colpito. Una è la storia di Luis, perché è un ragazzo che ha perso i genitori, in Ecuador da piccolo, ha vissuto una vita, insomma, con genitori adottivi con cui non è che si è trovato tanto bene, è scappato fondamentalmente per cercare una vita migliore in Italia. È una persona con una grande sofferenza dentro, che però è riuscita a far uscire in qualche modo, esorcizzare, proprio perché grazie a questo amore verso gli altri, alla relazione, quindi un cambio completamente di rotta. La seconda storia è una storia di un ragazzo iraniano, Mehdi, che ha avuto molte difficoltà nel suo paese. E adesso vive felicemente con la sua fidanzata a Mestre. E la cosa che mi ha colpito è stato il teatro. Lui ha studiato teatro in Iran e praticamente grazie a questa forma espressiva è riuscito
a permettere anche alla propria esistenza di integrarsi in qualche modo nel nostro territorio. E soprattutto una persona che lui ha incontrato, un iraniano che era venuto in Italia e che da tanti anni adesso vive nel nostro paese, l'ha incontrato per caso e gli è diventato una sorta di guida, anche se vogliamo spirituale. E lui, questo Reza, in una intervista mi ha detto una cosa che mi rimarrà per parecchio tempo, che l'identità non è una gabbia da difendere, ma è un fluido da percorrere. Bellissimo. E questa cosa è un po' la base, secondo me, del concetto che c'è dietro all'integrazione. Certo, la costruzione di se stessi che dura per tutta la vita. E con questa bellissima riflessione restituitaci da Simone, lasciamo un attimo spazio alla musica qui su Radio Speranza in Blu. Ci sono i Pixies, Where is my mind? Eccoci qua, bentornati su Radio Speranza in Blu con Binario 1 e ospite con noi oggi Simone Cerio. Riprendendo quello che lui ci stava raccontando, il lavoro in team che, ripetiamo, potete andare a vedere su ungiornoqualunque.emergency.it, troverete storie di persone che hanno ricominciato, storie di persone che oggi hanno una vita. C'è chi fa l'operatore in un centro Siproimi e l'attivista per i diritti dei rifugiati, c'è chi oggi, dopo aver lavorato come badante anche di notte, veste la divisa da infermiera, c'è chi oggi lavora in un ristorante popolarissimo nei canali di Venezia. Un lavoro di squadra, un lavoro che in questo momento, ci permettiamo di dire, forse manca un po' alla nostra cara vecchia Europa, perché a fronte di una previsione facile del ritorno degli sbarchi si fa ancora fatica a individuare strade sicure, vie di accesso sicure per queste persone che cercano un riscatto dopo essere perseguitati nella loro vita. È un lavoro di anche accoglienza e accompagnamento che, come insegna Emergency, ma come insegnano tantissime altre ONG, ma anche tante Caritas diocesane in tutta Italia, si può fare. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo: percorsi nei quali in un giorno qualunque si può ricominciare, possono essere fatti. Percorsi anche a lungo termine, che sono parte del lavoro, della professione, appunto, del nostro ospite Simone Cerio. E appunto, progetti. Quali altri progetti in programma per documentare la condizione dei più fragili? Allora, adesso sono nel mezzo di un nuovo progetto a lungo termine che insomma, su cui sono molto molto preso, perché mi interessa tantissimo l'argomento. È il tema è la disuguaglianza di salute, che è secondo me un tema un po' del futuro, soprattutto nel nostro paese. Noi qui a Binario 1 l'abbiamo trattato in più occasioni, e quindi siamo anche noi molto sensibili e curiosi di accogliere il tuo lavoro. Sì, questa è una cosa veramente che sono infatti in fermento, perché è un tema che veramente sento molto vicino. E poi ho diciamo, tra le cose un po' più importanti, ho un viaggio a breve in Congo con un'altra organizzazione non governativa. Andrò a dare un'occhiata in questo paese, insomma, centroafricano, per vedere che cosa succede. Quindi dalla partenza, quindi dall'arrivo appunto di cui tratta il progetto con Emergency, un giorno qualunque, alla partenza, che sarà appunto documentato da questo nuovo progetto. Sì. Senti, rimanendo un attimo, uscendo un po' dal tema specificatamente dei migranti, nel tuo mestiere, questa è una domanda che abbiamo già fatto al tuo amico, collega e socio Stefano Schirato il mese scorso, che è stato ospite qui da noi e ci ha parlato del suo lavoro nelle terre di Gela, che conosciamo appunto l'inquinamento che sta creando diverse problematiche di salute appunto alla popolazione residente. E volevo chiederti dell'immagine, anche il lavoro fatto per Emergency usa il linguaggio che è quello dei social, abbiamo detto di Instagram. Mm-hmm. E appunto, come è cambiata la sensibilità del fruitore rispetto all'immagine visualizzata nei social? Cioè questo continuo stimolare di sensi, quindi di musica, di animazione, cosa resta della purezza dell'immagine in sé?
Allora, questa è una bella domanda su cui io mi interrogo costantemente nella mia ultima ricerca artistica. Ti rispondo così, che l'immagine mantiene secondo me sempre un livello di purezza assoluta e anche la lettura della stessa secondo me non è mai cambiata fondamentalmente, cioè se tu vedi qualcosa di fatto bene e che ha un contenuto e un'estetica, la riconosci a prescindere da chi tu sia. Invece ciò che è cambiato molto è la capacità di accesso e anche la capacità di lettura di quella foto. Cioè, adesso noi abbiamo i sensi, come stavamo dicendo anche prima, molto più sviluppati, molto più Stimolati anche, no? stimolati, esatto, da un bacino di informazioni costante e trasversali anche. Quindi Direi che secondo siamo anche dipendenti da questo siamo senso, anche siamo diventati dipendenti, dipendenti. sì, è un linguaggio oggi quello dell'immagine universale. E io su questo chiudo dicendoti che il mio compito adesso, o quello che mi stimola maggiormente, è non è più fornire delle storie, in qualche modo, ma lavorare su dei pensieri, in modo da stimolare il più possibile questi sensi e fare in modo che il fruitore si fermi davanti a quella purezza visiva, però colga anche degli aspetti che sono dietro l'immagine. Certo, quindi mettere al centro il messaggio che quell'immagine vuole rivelare. Grazie a Simone Cerio per essere stato qui con noi, averci parlato della sua bellissima esperienza e in bocca al lupo, E vi sì. invitiamo anche a vedere non solo questo lavoro che, ripeto, trovate su ungiornoqualunque.emergency.it, ma anche tantissimi altri lavori di Simone che potete visionare sicuramente sui social, quindi su Facebook e su Instagram, assolutamente, ma soprattutto sul suo sito www.simonecerio.com. Grazie, grazie a Grazie. voi per Grazie l'invito. ancora a te Simone per averci fatti, a noi e ai nostri ascoltatori, partecipi del tuo lavoro e del tuo messaggio. E un saluto da Gian Nicola D'Angelo e a risentirci alla prossima settimana. Come di consueto, la conclusione a te, Corrado. Le immagini non sono figlie della realtà, ma sono figlie dell'uomo. Casomai sono nipoti della realtà e sono parenti di Dio. Leonardo da Vinci. Grazie a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima puntata di Binario 1 qui su Radio Speranza in Blu.